La manifestazione di oggi è un'azione complementare della presenza dello sportello antiviolenza che già esiste da parecchio tempo a Priolo, e tutto quello che possiamo fare per attenzionare le persone su questa violenza insopportabile che molto spesso c'è tra gli uomini e le donne, noi la facciamo, l'abbiamo fatto, la facciamo e la faremo. La sensibilizzazione, la cultura dell'amore è la nostra priorità. Vice Sindaca. Ringraziamo Ipazia, Studio Danza e le nostre fantastiche donne del centro anziani per questa bellissima iniziativa, perché la sensibilizzazione sulla violenza delle donne e sui bambini non deve essere focalizzata in un solo giorno, ma è giusto portarla avanti in diversi giorni, esattamente per come è stata fatta e è stato fatto anche oggi. Quindi un ringraziamento a loro appunto per questa sensibilizzazione, perché siamo ancora molto, ma molto lontani ad avere una parità per quanto riguarda sia le donne e soprattutto per i diritti dei bambini. Quindi grazie a voi. Siamo sempre vicini ai centri di violenza, dobbiamo impegnarci tutti con le associazioni sul nostro territorio e per il nostro territorio. Insieme all'amministrazione oggi siamo qua per dire no alla violenza sulle donne e sui bambini. Siamo qui a ringraziare intanto l'amministrazione che ci ha supportato anche questa volta in favore di un evento promosso grazie al Comitato Attivisti Siracusani, che vede la presidenza di Salvatore Russo, con la collaborazione del Centro Antiviolenza Ipazia e oggi lo sportello informativo di Priolo Gargallo. Oggi per la prima volta dopo 11 anni il One Million Rising finalmente qui a Priolo. E anche quest'anno, questa volta, tra l'altro, combattiamo la violenza di genere danzando tutti insieme e in maniera leggera affrontiamo un fenomeno così importante come quello della violenza sulle donne. Buon pomeriggio a tutte, benvenute. Il One Video Rising per la prima volta dopo 11 anni a Priolo Gargallo presso il centro diurno. Ringraziamo l'amministrazione comunale che ci ha dato la possibilità di essere qui e di poter realizzare, mi sentite lo stesso? Sì, sì. Di poter realizzare questo evento. Questo evento promosso dal Comitato Attivisti Siracusani, oggi qui abbiamo il presidente Salvo Russo del Comitato Attivisti Siracusani, in collaborazione con il Centro Antiviolenza Ipazia di Siracusa. Oggi abbiamo la nostra presidente, l'avvocata Daniela Laruna, e dello sportello informativo di Priolo Gargallo, del quale ne sono la referente e come componente anche dell'ufficio legale del Centro Antiviolenza Ipazia di Siracusa. Oggi danzeremo appunto sulle note di Break the Chain, Spezza la Catena. Il One Million Rising è un movimento internazionale fondato nel 2013 da una drammaturga statunitense di nome Eve Esler, la quale ha fatto sì che in 190 paesi del mondo, contemporaneamente, il 14 febbraio, giorno di San Valentino, tutte le donne potessero danzare nelle piazze, ovunque, ed innalzarsi ad un grido comune contro la violenza maschile dalle donne subita. Anche noi qui oggi danzeremo sulle note, simbolicamente spezzeremo la catena e danzeremo sulle note di Break the Chain. Grazie per la vostra partecipazione. E, scusate, volevo ringraziare Eventi Danza. Senza la nostra Marianna Trippi tutto questo non sarebbe stato possibile.
bravissima. Parlarne sempre di più perché è importante parlarne, purtroppo siamo con numeri davvero allarmanti, scusate io non sono bravo a fare queste cose improvvisate, la situazione è davvero allarmante per cui è giusto parlarne, portiamo avanti questo messaggio. Ci vogliono, sì. Grazie a tutte. Mm-hmm.